Oggi vi parlerò del Temporary Park e del futuro parco del CNR. Quello che vedete adesso non è il futuro del parco, ma una situazione estremamente provvisoria. Abbiamo deciso di riaprire alla città questa area ripresa dopo tanti anni e di restituirla ai cittadini ed unirla in maniera significativa a quello che è il parco del Castello dell'Acciaiolo, in un'unica area fruibile da cittadini attraverso un percorso running e soprattutto attraverso la creazione di un'area cani estremamente importante e ampia affinché tutti i cittadini possano usufruire di questo posto con i loro amici animali. In che cosa consiste il Temporary Park? È un'area semplicemente provvisoria attraverso la quale ridare ai cittadini la possibilità di fruire in maniera completa di una vastissima area del territorio scandiccese. Ma non ci fermeremo qui. Infatti abbiamo intenzione di progettare a brevissimo tempo quella che sarà l'area più estesa della città metropolitana, dopo le cascine naturalmente, per quanto riguarda l'area verde, un vero e proprio quartiere verde della città di Scandicci. Abbiamo deciso di inserire tutta una serie di funzioni affinché questo luogo sia il più completo possibile per i nostri cittadini e per tutti gli utenti. Lo abbiamo declinato all'interno di un pannello posto all'ingresso di Via Galilei attraverso il quale i cittadini di Scandicci potranno studiare e verificare quelle che sono le nostre intenzioni. L'intenzione di un'amministrazione che vuole significativamente portare al centro dell'attenzione il verde urbano. Le funzioni che abbiamo previsto per quest'area sono molteplici. Prima di tutto passiamo dall'integrazione di una ristorazione di un bar all'interno del verde, un'area giochi importante per i bambini in maniera completamente diversa rispetto a quelle che sono le complete aree giochi del comune di Scandicci, ma soprattutto inserire anche un'attività sportiva, segno già evidente attraverso il Temporary Park, ma che dovrà essere declinata in maniera sempre più significativa all'interno di nuove aree sportive. Ma quella che è la vera sfida del futuro è portare la cultura in questo ambiente e cercare di creare una vera e propria biblioteca, magari utilizzando anche le serre che sono già presenti all'interno di questo territorio, la presenza possibile di una fattoria didattica e soprattutto quella che è la sfida del futuro, creare un centro polivalente per le attività di spettacolo attraverso la creazione di un anfiteatro piuttosto che un'area molto importante che possa essere il più attrattiva possibile. Con le sintesi di tutto quello che vi ho raccontato fino adesso abbiamo creato un logo. Si tratta di un arco verde che insieme agli altri tre archi che rappresentano la città di Scandicci abbraccerà per intero questo progetto, ovvero quello di ridare alla città un'area importantissima e creare un vero e proprio quartiere verde. Con l'arrivo della primavera apriamo il nuovo parco urbano di Scandicci, un parco temporaneo. È il cuore verde della città, è il sogno a cui ogni giorno ci avviciniamo con passi più spediti. Nel centro della città, infrastrutture pubbliche come quella della tranvia che ci accompagna da 10 anni a questa parte, come accanto a noi il Polimoda e alle nostre spalle il Castello dell'Acciaiolo, due eccellenze della formazione nella moda a livello internazionale, e nel mezzo della città, come un quartiere verde tutto da pensare, progettare, vivere, apprezzare e abbracciare, il nuovo parco urbano. Siamo al punto di aver aperto un altro pezzo, ne apriremo ancora un altro pezzo nell'anno prossimo, ma intanto in un lavoro silente e silenzioso che da molti anni stiamo portando avanti, stiamo costruendo la cornice entro il quale progettare un nuovo quartiere da vivere. In quest'anno faremo il concorso internazionale di progettazione, l'anno prossimo lo renderemo pubblico, le migliori menti europee, le migliori intelligenze artistiche e architettoniche del mondo avranno la possibilità di cimentarsi nel quartiere dell'innovazione della città metropolitana che è Scandicci, che prepotentemente e significativamente con le proprie scelte culturali è nella città metropolitana di Firenze, verranno qui ad operare per fare del centro della città non solo il cuore verde ma il cuore dell'innovazione e della fruibilità del verde e dell'urbanità secondo i criteri che rispettino il nostro passato, le nostre tradizioni, ma che guardino come tutte le nostre produzioni, come tutta la nostra città, anche con desiderio e con forza al futuro. Quindi in questi anni difficili, in quest'anno particolarmente difficile, ridare alla città il parco urbano e dare alla città un nuovo spazio verde è una grande gioia, è un segno di speranza.